La curva dei contagi da Covid-19 rallenta in Puglia e anche a Bitonto i numeri restano stabili. Dall'inizio dell'emergenza, secondo quanto comunicato dal sindaco, in città sono stati accertati 22 casi di coronavirus, per buona parte ora usciti dalla quarantena. Attualmente ancora positive risulterebbero 6 persone sotto osservazione dell'ASL e 2 ricoverate in ospedale. Altre 2 sono state invece dimesse e sono guarite totalmente. Bitonto però ha dovuto piangere anche 3 vittime. Dopo il decesso dell'anziano signore di Palombaio, nei giorni scorsi sono venuti a mancare anche un 82enne e un 79enne bitontini. Il primo è stato stroncato dal virus in appena 24 ore, mentre per il secondo a nulla sono valse le cure prestate dal policlinico di Bari. Nonostante la gravità della situazione, però, in molti continuano a sottovalutare i rischi del contagio e a non limitare le uscite. Alcuni concittadini, infatti, proprio non riescono a rinunciare alle passeggiate e qualcuno addirittura ha festeggiato in casa con amici e parenti compleanni e ricorrenze varie. L'augurio è che le prossime festività di Pasqua non invoglino i bitontini a trasgredire ancora le regole imposte dal governo. Le prossime ore saranno infatti decisive per scongiurare i picchi in Puglia e non portare al collasso gli ospedali del territorio che ad oggi contano 771 ricoverati su 2.182 casi totali. La provincia più colpita risulta essere ancora quella di Bari, con 741 positivi.